Se non mi do una mossa subito, sono spacciato, mi dico. Spacciato, come negli ultimi 3 anni di disperazione ubriaca. Una disperazione fisica e spirituale e metafisica che non si può imparare a scuola. Per quanti libri si leggano sull'esistenzialismo o sul pessimismo, per quante tazze di ayahuasca visionaria si bevano, per quanta mascalina si prenda, per quanto peyote si ingurgiti, la sensazione di quando ti svegli con il delirium tremens, la paura di una morte misteriosa che ti cronda giù dalle orecchie come le crevi ragnatele dei ragni nei paesi caldi, la sensazione di essere un mostro di fango, piegato in due che geme sottoterra, nella melma fumante, trascinando chissà dove un lungo fardello ustionante. La sensazione di stare fino alle caviglie in una pozza di sangue di porco bollente. Pua! Di essere immerso fino alla vita in un gigantesco pentolone di lavatura di piatti marrone e unta senza più nemmeno una traccia di sapone. La faccia che ti vedi nello specchio è talmente stravolta e deformata dal dolore che non riesci nemmeno a piangere per una cosa così orretta, così perduta, nessun rapporto con la perfezione di prima e perciò nessun rapporto con le lacrime o altro.